Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, vi stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro». Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. I treni che passano e cambiano la vita esistono, ma sono treni che non si aspettano, sono treni che si guidano. In questa pagina del Vangelo c'è un dettaglio che a noi sfugge perché non conosciamo bene le tradizioni di quel tempo antico in cui viveva Gesù. A un certo punto si dice: «Siate simili a quelli che aspettano svegli lo sposo». A Gesù piace questa immagine perché la usa più di una volta. Al tempo, prima di iniziare la celebrazione delle nozze, lo sposo si recava dal padre della sposa e contrattava la dote. Più la sposa era ricca e di famiglia importante, più la trattativa era lunga e complessa: terre, animali, oro, e si poteva far festa solo quando la sposa era ceduta. Il problema quindi non è l'addormentarsi, ma il non aver capito quanto è importante il momento che si sta vivendo. È curioso. A un certo punto Gesù paragona questo, la normalità o la festa, al ladro. Quante volte noi siamo più attenti al male, siamo attenti alla paura, gestiamo energie, usiamo forze, usiamo attenzione per il male o per la paura. Se le stesse cose le usassimo per gustare il bene, quanto sarebbe diversa la nostra vita. E invece il bene lo diamo sempre per scontato, il male mai, perché ci spaventa. Allora ci impegniamo, stiamo attenti, ci organizziamo, e se ci impegnassimo e stessimo attenti e ci organizzassimo anche per il bene allo stesso modo? Il problema quindi non è l'addormentarsi, ma è l'aver capito quanto è importante il momento che si sta vivendo. E allora le ferie possono aiutarci in un serio esame di coscienza per capire quali momenti non abbiamo considerato nel loro vero valore, per capire quali situazioni lasciamo passare senza riuscire a coglierne la densità, per capire quali legami usiamo o abusiamo senza mai contraccambiare, per capire quali attenzioni consideriamo dovute per noi stessi e invece non sono dovute, sono un dono. I treni che cambiano la vita non si aspettano, ma si guidano. E si guidano solo se hai bene in mano il volante. Cioè, non solo se hai bene in mano il volante, ma se hai bene in mano il volante, se conosci il percorso, la traiettoria, i binari che devi compiere, e se hai stabilito il punto di arrivo e le tappe per arrivarci. Così si guida il treno. Devi avere in mano la guida, devi conoscerne la rotta, devi saperne la meta e le tappe. Trasportato nella nostra vita, questo è il prendere coscienza dell'importanza di ciò che sei, la guida, dell'importanza di chi hai accanto e di ciò che vuoi, la direzione, dell'importanza del significato di ogni gesto che fai o che non fai. Il grande pericolo è quello di dare tutto per scontato.
E proprio per questo il padrone della parabola del Vangelo arriva e fa ciò che non era scontato. Ribalta la prospettiva, arriva a casa e in modo illogico si mette lui a servire a tavola. Dio fa così nella nostra vita. Ribalta lo scontato, ribalta le cose per farcene gustare la verità, ribalta le aspettative per far venire a galla quello che magari abbiamo lasciato andare sul fondo. Provo a dirlo con un'immagine. Un contadino, stanco della solita routine quotidiana, per il tanto duro lavoro e per la poca resa dei campi, decise di vendere la sua tenuta. Dovendo scrivere l'annuncio, chiese aiuto al suo vicino di casa che possedeva delle doti poetiche. Questi accettò volentieri e gli preparò questo testo. Vendo un pezzettino di cielo, adornato da fiori di mille colori, circondato da alberi con infinite sfumature di verde, accarezzato da un fiumiciattolo rigoglioso di acqua cristallina che abbraccia e consegna una terra fertile di germogli e di frutti. Il tempo passava e il poeta vedeva il solito contadino impegnato nei soliti duri lavori agricoli. Curioso, un giorno gli domandò: «Amico, non sei riuscito a vendere il tuo terreno? Nessuno si è dimostrato interessato?» Il contadino rispose sorridendo: «E no, dopo aver letto il cartello di cosa era il terreno, non sarò mica scemo da darlo via?» Quante volte facciamo la stessa cosa? Quante volte siamo assopiti nella tiepida mediocrità dell'ovvio e non ci accorgiamo di persone o di fatti che scrivono cartelli per farci capire come è bello e prezioso il nostro pezzo di vita in cui viviamo, in cui lavoriamo, in cui fatichiamo ogni giorno. Certo, la vita è strana e a volte, come nel Vangelo di oggi, pensa lei a svegliarci e a ribaltarci. E allora spesso nella vita è la mancanza che ci fa rendere conto del valore di una presenza. Purtroppo magari a volte ci se ne accorge quando è troppo tardi. E così la vita è strana che a volte è la tristezza a farti capire cosa è la vera felicità. È proprio vero. I treni che cambiano la vita esistono, ma non si aspettano. Questi treni si guidano. Però bisogna saper cogliere l'attimo giusto, anzi di più, non solo coglierlo, bisogna saperlo gustare.